Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser e finalmente è uscito il nuovo aggiornamento di Clash Royale. Il nuovo aggiornamento, a parte che hanno rivoluzionato questa interfaccia del gioco, molto molto bellina, l'unica cosa che io avrei lasciato erano le carte qua. Però ci può stare perché stanno facendo, separiamo le carte dal deck e diciamo potrebbe andare bene, devo abituarmi io. La cosa bella, ragazzuoli, è che hanno introdotto la nuova truppa, The Tower Troop, ovvero la principessa. Allora, c'è già un modifica. Cosa significa? Significa che questa nuova rarità di carta non sarà soltanto con la principessa, io già me lo immagino, tipo sulla torre un bocciatore che fa così e vi lancia dei massi grandi così. Però va benissimo, mi sembra una cosa corretta aggiungere una nuova carta dopo un pochettino. Cosa andremo a fare oggi nel video? Bene, ci andremo a fare una partita con la principessa a livello 14, successivamente la potenzieremo a livello 15, quindi a livello massimo, perché ce li abbiamo, ragazzi, ce li abbiamo, possiamo farlo, e poi ci andiamo a fare un'altra partita per vedere cosa cambia, se è più forte, se si può fare qualcosa di interessante, va bene? Mi raccomando, vi chiedo un pollicione in su se non l'avete fatto e iscrivetevi che non vi perdete nessun video, va bene? Grazie mille ragazzuoli. Incominciamo subito la prima partita, il deck è il 2.6, come al solito. Siamo contro DZ692 Sang e io non ho il domatore. Va bene, partiamo dietro con gli scheletrini, molto quatti quatti. Andiamo di lui. No, ce l'ho a livello 13, ecco. No, attenzione. Questa cosa non me l'aspettavo, pensavo che a livello 13 gli lasciasse un pirito di vita. Grazie Fonz, grazie mille. Grazie mille per i bit, Fonz. Un applauso a Fonz, ragazzi, per favore. Grazie, attiviamoci torre subito, perché sarà fondamentale adesso contro quel maledetto enorme. Ma cos'è il... No, non è quello che dicevo io. Perfetto. Facciamo di questo così. Venite a me. Perfetto. Posso dire che ho difeso in maniera... quasi ottima. Adesso lui ci avrà là lo sputacchino. Vuole fa pu pu pu. Però noi andiamo cattivissimi di domatore. Com'è che ha già questa? Dai, dai una hit. Moschettiere, una. Due se mi vuoi bene. Tre. Niente, ho preteso troppo. Allora, aspettiamo. Abbiamo giocato discretamente bene, possiamo dirlo senza alcun timore. Però lui ha lo sputacchino. Ma io questo glielo vado a togliere così. La tronco, ragazzi, me lo tengo per lo sputacchino perché mi serve. Mi serve. Eccolo qua. Bravissimo l'amico mio. Ok. Ma se io facessi una cosa del genere, qualcuno potrebbe lamentarsi contro di me? No, va bene. Lui adesso c'è il pecca, però noi il pecca lo difendiamo discretamente bene. Non abbiamo fatto nessuna hit, non mi dispiace. Noi continuiamo così a ciclare, tanto a difendere, ragazzoli, noi siamo sempre avvantaggiati, ok. Che cosa fare? Aspettiamo lui. Aspettiamo perché se lui mi tira dietro la pirotecnica, cosa che molto probabilmente farà, eccolo qua, io ci metto la palla di fuoco. Ragazzi, non me ne frega nulla se l'ho buttata, diciamo, facciamo così. Devo difendere assolutamente, facciamo così e facciamo così. Attenzione, ragazzi, che lui ha fatto un erroraccio. Ma proprio un erroraccio, che è quello di mettere la Tesla lì. Attenzione, attenzione. Vai, che lui non dovrebbe avere il pecca. No, ce l'ha il pecca? Questo è grave. Questa è una brutta situazione. Qua abbiamo preso probabilmente sberle. Però, vi dico che se io faccio così, posso difendere quasi bene. No, invece ho difeso benissimo. Attenzione. Attenzione, palla di fuoco qua incredibile sulla sua pirotecnica. No, però una hit me la fai. Due hit. No, bravo. Il moschettiere così. Boom, è andato, grandissimo moschettiere. Quindi mi fa 180 danni al secondo. Però vabbè, 144. Quindi colpisce esattamente 0,8 secondi per un solo colpo. Ok. Che facciamo, la potenziamo? Io direi di sì. Quindi, andiamo, subito, subito, principessa della torre, tac, forza, livello massimo. Che bella, comunque possiamo dire che è una bella carta, proprio una bella forma. Miglioriamola. Livello max. Livello 15, signori. Livello elite, bellissimo, bellissimo. Tanta roba.
Ok, livello elite, guardate che carino. Livello 54, attenzione. Attenzione. Apriamo, ragazzoli, il nuovo baule del livello 54. Attenzione. Quante ricompense. Madonna, non aprivo sto baule, ragazzi, da un bel po'. 8, ok, dovrebbe darmi, credo, tutto. Tutto quello che mi può dare me lo dà? Sì. No? Ma no, dai, ma che scamma. Oh! Ma in che senso? Che vuol dire per 50.000? Ma anche. Non ci credo, non ci credo. Ho utilizzato dei punteggi inutili. Cioè, ho utilizzato le carte inutilmente perché me le avrebbe fatte trovare lui. O no? In che senso? Non, vabbè, non ho capito, ragazzi, me lo spiegherete voi. Ok. Tanta roba. Cioè, per 50.000. Ah, 50.000 punti stella. Madonna, ma posso potenziare tutto? Pauroso, ragazzoli, pauroso. Dai, andiamoci a fare la partita per il nostro Jolly. Mi ricordo del campione, chiamiamolo così. Andiamo. Allora, ragazzi, ne ho perse tre di fila, deck improponibili. Ho beccato un deck che aveva Scintilla, Mega Knight, Domatrice, Specchio, Fulmine, credo, Palla di Fuoco. Vabbè, comunque un deck che non esiste un deck del genere. Cioè, non esiste veramente da nessuna parte. Se tu lo chiedi in giro, ti dicono: mai sentito. Mai sentito un deck del genere? Anzi, non lo dire più perché è offensivo. Dai, che mi attivo Torre Centrale. Boom. Perfetto, delicato. Un saltino. Boom. A posto. A posto. Quindi, intanto che già abbiamo 400 in più di vita nelle nostre torri, tanta roba. Che cosa mi tiri tu? Ok, che deck hai? Dimmi. Ma in che senso questo deck? Così non l'ho preso mai. Così non l'ho preso mai, però forse riesco a togliergli quello. Perfetto, dai che gliel'ho tolto. Ok, andiamo. Ripartiamo subito. Deck particolare. O come direbbero in molti, esotico. Trait, 1, 2. Non essere timido! Non era timido, signori, il mio domatore non era affatto timido. E chi dice il contrario è più timido di lui. Difendiamo così abbastanza bene anche. La riesco a prendere? L'ho presa, l'ho presa, l'ho presa. Keep calm, per favore. Relax, ragazzuoli, relax, relax. Allora, lui ha adesso la specchio. La specchio non me la sarei mai aspettata. Quindi Golem, Strega, Arcieri, quello è il principe nero. Lui, la specchio. Che gli manca? Il drago. Ecco cosa gli manca. Ma perché tu mi stai dicendo che questa è una variante dell'amico nostro? Cioè del deck quello con la guaritrice? Ma io spero di no perché sei ubriachissimo, amico mio. Cioè se questa è una variante. E tra l'altro continua a difendersi. Mi piacciono le persone che non si arrendono. Non è vero, mi innervosiscono soltanto perché dico: ok, va bene provarci, va bene tutto, ma amico mio, stai prendendo mazzate letteralmente dall'inizio. Quindi, adesso guarda come mi mette davanti qualcuno. No, non mi ha difeso. Questa potrebbe essere una bella cosa. Però lo sai pure tu che quella torre ti è andata a terra. Non gli è andata a terra. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita. Finito. Finito qua, momento canto. Ragazzuoli, sono forti? Sono molto forti. Molto. Questo ce lo prendiamo. Andiamo a ripetere questo. Ragazzuoli, fatemi sapere se voi le avete sbloccate. Fatemi sapere se voi avete avuto pure quel bug particolare. Non lo so. Mi raccomando, iscrivetevi. Poi c'è in su un commento. E noi ci vediamo domani con un nuovo video e una live. Ciao!